Grazie Presidente. Presidente, io sono esterrefatto dai pareri del Governo e dal dibattito che stiamo vedendo in quest'Aula. Sono esterrefatto perché mentre la Lega, l'unica forza politica che chiede con la sua mozione che venga stabilito un principio di priorità, non esclusività, ma priorità per i cittadini di questo Paese, la Lega è l'unica che lo fa, tutti gli altri si schierano contro tale proposta. E dico questo in relazione al fatto che, come oggi hanno confermato alcune scelte del Governo che andrò a sottolineare, le risorse economiche per il Paese, per affrontare il dramma che stanno vivendo i cittadini di questo Paese, non sono infinite. Voi dite che i cittadini del nostro Paese non devono avere la priorità, mentre quest'oggi andate a bloccare la proposta d'aiuto agli esodati perché dite che non ci sono le risorse. Voi non volete dare priorità ai cittadini di questo Paese mentre non trovate i soldi per andare a finanziare la cassa integrazione in deroga. Voi non volete dare priorità ai cittadini di questo Paese mentre non mettete neanche un euro per affrontare il 46% di disoccupazione giovanile e il 13% di disoccupazione generale. Voi state pensando di fare i buonisti e accogliere chiunque, clandestini comprese, sulla pelle dei cittadini del nostro Paese. Questo falso buonismo sta creando il dramma sociale nel nostro Paese. Noi stiamo vedendo persone che non riescono ad arrivare a fine mese, che non riescono a mantenere i propri figli, e voi nel contempo non siete disposti a dare l'ok a una mozione di buonsenso che dice semplicemente di andare a vedere le norme, anche quella costituzionale del nostro Paese, affinché chi ha costruito col sudore della propria fronte, con la fatica dei propri genitori e dei propri nonni, il benessere che adesso sta venendo distrutto in questo Paese, non possa vedersi riconosciuto i diritti per i quali ha sudato e ha lottato. E quindi io mi domando come uno Stato normale possa pensare di dare le proprie risorse non ai propri figli, bensì ai vicini di casa. Presidente, io faccio sempre un esempio che secondo me è molto chiaro. Un buon padre di famiglia, se ha un solo piatto di minestra, lo dà al proprio figlio, non al vicino di casa. Se lasciasse alla fame il proprio figlio e lo desse al vicino di casa, sarebbe un padre degenere. Noi chiediamo che lo Stato sia un buon padre di famiglia verso i propri cittadini, che possa dare quel piatto di minestra ai cittadini del nostro Paese che ne hanno bisogno e non li lascia alla fame, per portare avanti quel falso buonismo di cui ha parlato. E per quello noi non possiamo pensare di votare le mozioni dei gruppi di maggioranza che si sono totalmente dimenticati dei cittadini di questo Paese, che continuano a pensare agli ultimi arrivati, anche clandestini. Ricordo che quest'anno per l'immigrazione clandestina, per scelte politiche di questo Governo e questa maggioranza, si spenderanno più di 10 miliardi tra costi diretti e indiretti. Mentre lo ribadisco, e lo ribadisco con forza, oggi la maggioranza e il Governo non ha trovato le risorse per affrontare quel dramma degli esodati voluto e votato dal Partito Democratico di Renzi. E quindi, Presidente, noi annunciamo ovviamente il voto favorevole alla mozione della Lega, ci asterremo alla mozione di Forza Italia, voteremo contro alle altre, ma con l'orgoglio di essere l'unica forza parlamentare che mette prima i cittadini del nostro Paese. Grazie.